Salve a tutti e bentornati su Weird Games. Io sono Beredir e questo è Blasphemous. Allora, ci abbiamo messo un bel po' l'ultima volta per sconfiggere Crisanta. E adesso mi chiedo che cosa diamine mi aspetti. Ammetto che la cosa mi fa un po' paura. Che cosa? In my dreams I heard your footsteps coming closer. In my dreams I tried to talk to you and introduce myself. Guardian of the miracle and of the miracle banner, with great pain I carry the emblem of the Father. I am the hands of bloodied skin. I am the eyes from which your mother gazes. But nothing I know of you, apart from your cold, nameless visage, apart from your calloused and wounded hands, apart from the mourning of your deaths. No, I know nothing of you. Only the miracle knows. Now may your sword, full of guilt, with mine of gold collide. Let them hurt and march in procession. I curse you forever in name. I bless you forever in death. Un'altra boss fight. Diamine. Non credo di poterle parare queste. Così, tutte e due attaccate, una vicino all'altra. E mi sembra troppo facile questa. C'è qualcosa che non va. È oggettivamente facile. Non... c'è qualcosa che non mi quadra. Ouch. Ah, ecco, non era poi così facile. Non ho notato i danni che mi faceva. Interessante, però. Secondo me è una boss fight che ha molte più fasi di quante non appaia a prima vista. Ho questa strana sensazione. In my dream, guardian, I am the hand. Ogni volta lo devi ridire tutto? Sì, sì, adesso incrocerà la tua spada con la mia, sì, sì. Un, due, tre e vai. Via. Più facile del previsto. Ouch. E palle di fuoco. Ouch. No, questo è bruttissimo. No. M'ha incastrato malissimo. Vabbè, diciamo che si può fare. Se mi concentro 2 secondi di più, si può fare. In effetti, forse quel miracolo che mi protegge dai proiettili non è male, eh. Adesso vediamo se ce la facciamo. Se non ce la facciamo, io questo lo lascerei qua. Una bella curetta così. Tanto per...
Ok, anche questa è andata. Ouch. Ok, vabbè dai, poteva andare molto peggio. E... uno mi ha preso. Ok, dai, si può fa. Via, che siamo scemi? Vai con le palle di fuoco. Questo è l'esempio più lampante di boss fight in cui non bisogna essere... come si dice? Non mi viene il termine. Golosi, ingordi. Facendogli fare quello che vuole, si va con tranquillità. Now you see me awoken as the son of the true miracle. Come immaginavo, la vera boss fight inizia ora. Aia. Ok. Devo colpire l'occhio? Sì. Aia. Cacchio. Ok. Questa fase è andata. Ora, cosa fai? Ah, cavolo! Porca miseria, porca miseria! Ok, non ci ho capito nulla. Vediamo quello che si può fare comunque. Chissà se adesso dovrò riaffrontarlo anche nella prima fase. Che alla fine è fattibilissima senza prendere... cioè, prendendo il minimo di danni possibile, insomma. Vabbè, tutti i boss sono fattibili... oh, no, non di nuovo. Tutti i boss sono fattibili senza prendere danni, in realtà. Ma io sono scarso, quindi... Sì, bravo. Io l'ho impedito. Cacchio, cacchio, cacchio. Cacchio. Ai. In effetti, il mio obiettivo ora è prendere meno danno possibile. Appunto. No! Mannaggia tutto. Quello, l'unica cosa... temo che sia... sì, mettersi dall'altra parte quando lancia, perché a meno che non lo lancia a un estremo dello schermo... è inutile, tepia. Quindi nel momento in cui comincia a castare lo schifo viola, bisogna mettersi dall'altra parte. Sì, 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 bravo. Ok.
Ma no, tutte e due insieme, no! Ecco. E questo? Ok. Anche schivando me prendono. Ouch. Beh? Ai. No, maledizione! Non credo che mi curi, eh. Intendo dire, non credo che mi posso curare prendendo i frammenti di colpa adesso, perché quelli principali sono rimasti dall'altra parte. Quindi... speriamo in bene. Sì, 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 ho capito, va bene. Certo, però due boss fight così attaccate non mi piacciono. Ecco, bravo. Poi? Hai altro? Direi di sì, direi di sì. Beh, dai, queste sono fattibili. Palle di fuoco, sì, bravo. Vediamo. Invece sì. Cacchio, m'ha massacrato. Oh no. Non è andata bene come speravo. Sì, va bene. Allora, dobbiamo colpire quell'occhio. Dopodiché si apre la faccetta e possiamo colpirlo. Bene, andrà malissimo. Andrà veramente male. Mi stai dicendo... Ah, ok. Cavolo. Là. Ai. Cura. Cacchio. È come... Via! Piasse una paralisi. Ah, maledetto! Ok, buono. Quasi troppo.
perché penso che non sarà una cosa facile. Cavolo! Maledizione! Chissà se lo posso parare questo. No! Un colpo mi hai fatto dare. Maledetto. Ultima cura. Oh! Questo è buono a sapersi. Ultimo colpetto. Ottimo. Dai, fatemi salire. Questo è un guaio. Ok. Se si riesce a raggiungere la spada in un certo momento... Ah, dannazione, dannazione! Ok, ci devo arrivare con molte più cure. Ma si può fare. Evitiamo di morire come degli idioti, ora. E che non gli facciamo niente, nessun danno. Sì, dai, su, forza. Dai, sprechiamoci. Ok. Poi? Ecco, cominciamo benissimo, eh? Dai, da palle di fuoco. È vero, questi... Aha! E basta, grazie. Ok. Non è andata malissimo, non è andata neanche bene, ma non è andata neanche malissimo. I globi verdi si possono respingere. Buona questa cosa, molto buona. Chissà se anche quelli viola. Sarebbe una cosa da capire. Vabbè. Adesso concentrato però. Certo. Cacchio. Oh, cavolo. Va bene così. Cacchio. Ok, si può fare. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Vai, vai così! E certo, io mo te faccio...
Ah già, le palle di fuoco. S'accolla un po' sto pezzo, eh? Ok. Oh, i danni. Mamma mia. L'esagerazione, signori. L'esagerazione vera e propria. Ma troppe tutte insieme ne spara. Cioè, bisogna essere Spider-Man per schivarle? Non lo so, non lo so. A volte la difficoltà di questo gioco mi sembra veramente un qualcosa di allucinante. No! Vai, respingi, respingi! Un, due, tre. Ah, eri ancora là. Oh, ora è andata bene. Nemmeno una cura. E io direi adesso di cercare di curarsi. E poi utilizziamo le lacrime che abbiamo lasciato lì. Via. Cavolo. E dai però. E sei veramente un grandissimo balordo, eh. Dai, dai. Maledetto. Ok. Dai, no! E non siamo arrivati neanche dove eravamo prima. Oh. Ma se non mi dai abbastanza possibilità di salire là sopra, io come cavolo faccio? No, sbagliato, sbagliato! Maledetta infame! Mi sa che qui ci vorranno un paio di puntate. Anche perché non so perché ho la sensazione che questo sia il boss finale. Così a occhio.
E vi giuro, lo sto veramente detestando. Non quanto Crisanta, che veramente era allucinante, eh. Però questo è più complesso. Ecco, bravo. E allora? No, cacchio! No, non si possono respingere. Dai, ma sempre questa! Certo che però, No, è questo il punto, Allora, un conto è un gioco punitivo. Un gioco punitivo io lo accetto. Io commetto svariati errori, il gioco mi punisce. Va bene, ci sta. Ma Blasphemous, secondo me, è un gioco ingiusto. E questo non va bene. Non va bene perché, sì, per carità, la soddisfazione di uccidere un boss ingiusto è grande. Indiscutibilmente. Però così è l'esagerazione, veramente l'esagerazione. Io non mi ritengo un giocatore della domenica, per quanto i miei video escano di domenica, ma Blasphemous mi mette addosso una quantità di ansia che non è giusta, non è assolutamente giusta. Quindi per quanto io ne possa apprezzare l'ambientazione e il gameplay, perché oggettivamente ammazzare qualcosa dà soddisfazione in Blasphemous, questo è da dire, non posso dire di essere contento del gioco in sé. Cioè, lo trovo profondamente ingiusto e non va bene in un gioco. Bravo. Poi certo, io sono anche un idiota. Adesso io per fortuna, perché qua è tutta solo e semplice fortuna, arrivo al punto delle palle di fuoco. Ma non posso dire di esserci arrivato per abilità. Sarebbe una menzogna. Io direi che continueremo domenica prossima. Per oggi è tutto. Non ho intenzione di continuare fino a che
Non riuscirò a sconfiggere questo maledetto. Che altro dire? A domenica prossima e... See ya, weirdos.